Buongiorno a tutti, amici di Betty e Marco. Allora, come promesso, oggi io e Marco faremo la moussaka. È una pietanza greca. Amore, la farai tu, io me la mangio. Ah, la mangio pure io. È una ricetta, Greca. diciamo, greca. Non complessa perché è semplicissima, è, come posso definirla? Ricca. Ricca, molto ricca. Ricca di Facciamo ingredienti. vedere i primi ingredienti. Allora, a pranzo vedrete la prima parte, stasera la comporremo, vedrete la parte finale. Allora, intanto patate, melanzane e carne macinata. Perché? Bisogna andare a friggere, quindi fritte, melanzane e patate. Andiamole a tagliare, così Ma io cominciamo. vedo pure Oh, questo carotine. mi serve per fare un buon ragù, perché Ok. c'è pure il ragù. E allora, come le dobbiamo tagliare le melanzane? Ragazze, io non le metto in acqua, quindi non le metto sotto sale, le friggo direttamente. Allora, le melanzane andranno fatte a fette, non troppo spesse e non troppo doppie. Ok. Ok. Quindi vanno tagliate a fettine. Sì, diciamo, allora ragazzi, come pietanza è meravigliosa, Molto. è molto buona. Poi qua non è la prima volta che la faccio, la adorano tutti perché appunto è molto ricca come ovviamente devono piacere questi ingredienti. Quindi da quella parte ho già messo una padella con dell'olio, ho già acceso, guardate, e andremo a friggere le nostre melanzane e le nostre patate. Allora amici, cominciamo a friggere le nostre melanzane. Quindi tagliate fine fine. Sì. Fuoco alto, mi raccomando, E le friggiamo. e le friggiamo. Che meraviglia. Finalmente stai mantenendo la promessa, Sto amore facendo, stiamo facendo la mio. moussaka. Amici, nel frattempo che le nostre melanzane friggono, andiamo a fare il nostro ragù. Cosa metteremo? Cipollina. Quindi ci vogliono diversi ingredienti. È Sì, molto però ricca di è ingredienti. vero pure che mentre fai una cosa ne puoi fare un'altra, Questo è vero, perché il questo è ragù vero. tanto deve cuocere, quindi lo mettiamo su e intanto cuoce. Quindi metterò cipollina e una carotina tagliata piccola piccola. Ok. Allora, amici, intanto tagliamo la nostra carotina, la faccio proprio piccola piccola. Quindi abbiamo tagliato la cipollina, ora la carotina, proprio per Esattamente. fare il ragù. Per fare il ragù. Allora, intanto che ho tagliuzzato la cipolla e la carotina, quindi un bel giro d'olio, facciamo rosolare e andiamo a mettere la nostra carne macinata. Io ho preso 700 di vitello. Allora, ho levato la prima padellata, andiamo alla seconda. Andiamo a mettere il macinato perché sta rosolando. Ok. Facciamolo rosolare per bene adesso. E poi vi farò vedere cosa mettiamo nel ragù. Ingrediente segreto. No, non è il segreto, Sì, che è amore. l'ingrediente segreto, Si io lo mette per so. fare la moussaka. Amici, il nostro tritato ha rosolato. Cosa facciamo? Aggiungiamo un cucchiaio di concentrato, abbastanza pieno, perché deve venire molto stretto il ragù. Intanto, amore mio, i profumi sono È meravigliosi. vero, tra la frittura di queste melanzane che io adoro. Stanno Sì. cucendo, Ok, questo è fenomenale. dopo aver aggiunto il concentrato, andiamo ad aggiungere mezzo litro di passata Di pomodoro. di pomodoro, mezzo litro, non di più. Giriamo. Ok. Quindi abbiamo messo un cucchiaio di concentrato e mezzo litro di passata di pomodoro. Abbiamo salato, pepato. No, adesso. Ancora niente. Allora, saliamo. Sale. Pepe. È fantasia. Cos'è, pepe Ok. nuovo questo? Pepe nuovo, sì. Già macinato. Giriamo. Mamma mia, già ho fame. Meraviglioso. Ok, cosa mettiamo? Due foglioline di alloro Allora. e una bacchetta di cannella.
Loro mettono la cannella sana, cioè intera. Questo è l'ingrediente segreto. Non è segreto, loro lo fanno così. Ok. Adesso dobbiamo abbassare la fiamma e farlo cuocere dolcemente. Intanto andiamo avanti con le melanzane e poi vi farò vedere la frittura delle patate. Amici, ho finito le melanzane. Passiamo alle patate. Non è complicato e non ci stressiamo perché nel frattempo cuociono tutte cose. Allora, stessa cosa per le patate. A fette. Vanno fatte a fette. Fettine. Fette. Fettine. Amore, ma questo tuppo che sembra tipo un turbante, non lo so. Perché così una fontanella di capelli. Evitiamo che i peli volino. Ok, tagliamole. Più grossa è la patata, meglio è, perché sì, le fette vengono più larghe. Più larghe, ma okay, non importa. Io però lo spessore deve essere più o meno lo stesso. Ma sì, sì, sempre fritte, eh? Io il fuoco, ho calato il fuoco. Ok. Andiamole a friggere queste, dai. Che già ce n'è qualcuna. Okay. Ragazzi, possiamo utilizzare lo stesso olio, tanto è pulito. Basta, dico, posso vedere le melanzane? Certo. Mamma che meraviglia. Io già mi farei un panino con le questo melanzane. Questo è il ragù. Andiamo a mettere le nostre patate. Quindi si fanno patate fritte. Esattamente. Ok. Amici, le prime sono pronte, quindi stessa cosa. Piatto. Io ho dimenticato la, come si chiama la carta quella assorbente, quindi ho messo due tovaglioli, la stessa cosa. Beh, perché sta, dimentico le cose, amore mio? Vabbè, ci sta, è l'età che avanza per tutto, amore. Ma io questo mi succede anche, a 20 anni mi succedeva. Perché pensi a troppe cose, amore. Allora, quanto ho usato? 2 melanzane nere e almeno 2 chili di patate. Regolatevi perché bisogna fare 2 strati, poi ve lo farò vedere stasera, eh. È tritato? 700 grammi, guardate come sta cuocendo, che meraviglia. Ok, passiamo alle altre. Però la cannella, lo vedo qua. Sì, poi andremo a levarla. Quindi dobbiamo friggere tutte le patate. Esatto. Ma è una frittura non pesante. In che senso? Cioè un po' vanno lasciate crude. No, io non le faccio, preferisco calare un po' la fiamma, quindi non farle bruciare. Okay. Così cuociono anche all'interno. Anche che poi vanno infornate. Sì. Non svelare tutto, piano piano. Ma tu l'hai detto poco fa che andavo, sì, andavo infornando. Amici, guardate, melanzane fritte, patate fritte. Ma io già me le mangerei così, amore pure mio. Io. Mezzo al pane. Il ragù è quasi pronto, un'altra mezz'oretta. Dopodiché spegniamo il fuoco, facciamo riposare e noi ci vedremo stasera con la seconda parte della moussaka. Vi ringraziamo. A stasera. Ciao da Betty. E Marco. Ciao amici. Ciao.